Intervistiamo Michele. Innanzitutto, chi è Michele? Sono Michele Marinelli, nato a Ruvo il 23 maggio del 1959. Il mio lavoro che svolgo è il barista, perché lo faccio, no, lo faccio, me l'hanno imposto da piccolo, perché prima così si usava, non c'era scelta di cose, di lavoro, quindi mi mandarono al bar e da allora non ho mai smesso di frequentare il bar, e adesso gestisco una caffetteria, però mi ritengo non un gestore, ma sempre il barista Michele, che va avanti e dietro, pulisce, sfascia giusto, pulisce i vetri, lava a terra, e se non metto io le mani non sono contento. E quindi sono sposato, separato da 11 anni, ho due figlie, una di 24 e l'altra di 22, lavorano tutti e due, c'è un buon rapporto, come tutte le separazioni, voglio dire, riesco a mantenere un rapporto tranquillo con le mie figlie. Niente, mi piace il lavoro che faccio, inizio la mattina alle 4 e faccio una tirata fino alle 10 e mezzo, alle 11 di sera. Rappresenta il bar per te? Il bar per me rappresenta è la vita, per me se mi togli quel piccolo spazio dove lavoro non so cosa dovrei fare dopo. Cioè, non, cioè, mi sono creato questo locale che credo che è unico a Ruvo. Non solo con tante critiche che ho, posso dire più negative che positive, forse quelle le critiche positive mi fanno andare avanti, perché le persone che capiscono, mi hanno capito, quelli mi vogliono bene, però ci sono, ho molte critiche, molte, per come gestisco, per come lo porto il bar, ma non perché lavoro male, perché non, è proprio come l'ho imposto, sia il lavoro che sia tutto il locale, cioè bisogna visitare il locale e capire, cioè, dove mi ispiro, dove voglio arrivare, che poi potrei fare ancora di più, però sono condizionato a tante cose. In più il bar è una fonte di guadagni, diciamo, per mantenere le tasse che paghiamo, l'affitto, il mantenimento che mandavo alle mie figlie fino a qualche mese fa, con tutte le spese che le gestioni che si possono avere per gestire un locale commerciale, Quindi puoi dire che ti trovi bene a Ruvo? ecco. Sì, a Ruvo mi trovo bene, però ho sempre difficoltà, sia da Neringi, vedi, io ho un pantalone bianco, un semplice cappellino, una camicia, dal bar fino qua le persone ti guardano come se non hanno visto mai gente in giro, cioè, lo dico con la mano, non frega niente, perché vado con la testa alta e devo andare avanti perché voglio vivere, perché mi piace. I dialoghi spesso con le persone di questo paese. Sì, Le dialogo persone ti spesso. criticano. Allora, le persone mi criticano perché devo essere come loro, che ti posso dire. Devi essere come le persone che ti criticano, che non sono capaci di fare una cosa e sanno solo criticare chi prende un'iniziativa. Mi criticano perché il modo come mi vesto, il modo come sono rigido nel bar. In che senso rigido? Che il bar è frequentato da tante ragazze, ragazzine, gente, però non vendo alcolici. Magari questa cosa, che non vendo alcolici, ha fatto insospettire
diciamo, un po' di gente che magari quando ti trova per strada mi sfotte e dicono mica mi dai da birra, lo posso dire questo in dialetto, e io magari dico no, non ce n'è birra, allora si fanno la risata, no, per esempio. In più, forse perché uso l'orecchino, forse perché uso dei pantaloni strani quando sto a lavorare, metto un calzino di un colore, un calzino di un altro, ma non perché. Così lo faccio spontaneo, senza fare male a nessuno, anzi credo che mi faccio più male io andando in giro così, perché ogni giorno ne succede una, ne succede. E cosa vorresti cambiare nel paese? Beh, guarda, nel paese non è che sono io che devo cambiare, cioè io Cosa ti piacerebbe veramente fosse diverso? c'è da cambiare tante cose, però il verde viene solo messo l'albero e poi lasciato stare, non viene né innaffiato né pulito. Poi bisogna vedere come lo innestano questo albero. Io non è che ho fatto le scuole, però quando vedo certi giardinieri, certe persone a fare certe cose, che proprio le cose elementari, tu le vedi, cioè queste persone prima di fare una cosa, o si devono consultare con persone che veramente conoscono sia per creare un giardino, sia anche per pulire le strade, non è che si prende una persona, siccome che ha quattro figli, cinque figli e non riesce a mangiare, si prende la scopa, si dà in mano e si dice vai a scopare, diciamo, Corso Antonignatta. Cioè, secondo me non è così. Là vanno anche persone diplomate, cioè inserite gente, a parte che sappiano parlare, hanno un buon aspetto verso le persone. Gli spazzini, diciamo, gli spazzini. Io non è che ce l'ho con gli spazzini o ce l'ho con il giardiniere o ce l'ho con. Però sono lavori che non possono fare più come prima, che si prendevano queste persone, si mettevano là. E che comunque poi erano più civili di questi di adesso, lavorano male, lavorano, guardano sempre l'orologio, vogliono subito arrivare all'orario. Se una strada che stanno pulendo, per così finisce qua, per esempio, e dall'altra parte c'è l'altro collega che deve pulire, magari anche se sta un pezzo di carta, non è che si raccoglie, si fa stare là, si fa stare. Prima invece era più pulito, c'era poca erba in giro perché lo spazzino faceva il suo lavoro. Posso dire, tante cose che non vanno. E per quanto riguarda la cultura, pensi venga dato abbastanza spazio? Per quanto riguarda la cultura, comunque abbiamo il Museo Jatta, c'è la cattedrale, ci sono varie chiese, però manca sempre un coordinatore che mette in risalto queste cose, tante guide secondo me che fanno questo quando arrivano questi turisti. Sì, possono essere istruite, però ci vuole ancora più passione verso queste strutture, Quale pensi sia il motivo di questa mancanza? e la mancanza. Perché si bada sempre al sodo.